Buonasera a tutti, benvenuti in live. Buonasera. Siamo qui sempre sulla Santos Live con la nostra Emily Wilson che è partita sta live, no? Sì, ok, che sempre dottoressa e salviamo vite oggi. Eccoci qua. Ah, siamo a Paleto in questo momento. All'ospedale di Paleto, che non è mappato, ma infatti però vorrei proporre fare una proposta di mappare questo ospedale, perché ci sta. Ci starebbe per una sede pure qui, ecco, dato che ora l'RP si fa anche qua sopra, che vediamo molte cose, tra cui palestra, sceriffi, concessionario e Mojito, diciamo, sarebbe bello anche metterci qualcosina di bello. Bene. Io direi che possiamo partire con la nostra ambulanzina. Ho problemi di frame dropped frames detected. Vabbè, non so che significhi o qualcosa. No, quando ho cominciato a far live, vabbè. Perfetto. Tutto bene, signore? Sì, Emily, Ah, ho chiuso ciao. un attimo gli occhi più indietro. Ah, va bene. Sì, Oddio. ho visto un buco spazio-temporale. Oh Madonna. Capita. Guarda, c'è lontano allora. Sì, mi tagliano, ok. Ah, boh, c'è la macchina che parte? Stavo andando un attimo in concessione, devo rinnovare le patenti e Va quant'altro. bene, ok, ci vediamo allora. Ciao. Ok, ciao Emily. No. Ho le patenti scadute. Pure Pronto? Pronto? Alla fine l'hanno lasciato libero. Ma sta bene tutto, Ah, ok? salve. Ah, La Totò! posso prendere e poi andiamo a Sandy insieme? Buongiorno. Ci vediamo a Sandy, va bene? A Ok. posto, dai. Inizio Mi a partire. scrivi Ciao, quando Totò, parti bene? dall'ospedale? Certo. Sì, tutto a posto, tutto a Ci posto. Bene, Ok, bene. perfetto. La macchina l'hai trovata? Salve, Emily. Quella Cazzo, ho macchinina. perso. Che Quella cazzo che avevi stai detto? girando? Ciao, Quale? Grave. Eh? Quale? Ti ricordi che quando vado alle donazioni mi metto, ti regalerò una macchina. Alla fine diciamo che le ho date in prestito, 348 le ho date in prestito Ah, ieri. anche la mia? Quella che doveva dare Qual era? Non a me? mi Non ricordo era qual l'Audi era. 4 posti che avevi detto che era quel suo, era? No, quella ce l'ho qua ancora. Ok. E ciao, comunque, dovrei rinnovare le patenti. Sì, vieni. Ti bacio al volo. Grazie. Ma dove cacchio ho finito sti mannaggia a lui, va? Tutta ce li ho io. Aspetta. Fai da comprare una macchina nuova, uffa. Dovevo evitare l'ambulanza, ovvero prenderci. Giusto. Ti Bene. porto. No, ma l'altro dottore si è fatto fare. Boh. Sai che il dottore quello napoletano si è fatto fare la B e non la C. Vabbè. La B Insomma, per le vai. automediche, invece la C per i Infatti, magari furgoni, usa solo quindi l'automedico. ambulanza. Ma no, c'è un po' di vita qua a Paletto, visto adesso. Con il concessionario chiuso di sotto, vengono tutti su. Chi è quello lì, scusa? Chi? Pasquale?
Dove? No, forse chi? Andare Pasquale, a Pasquale, questo qui. Eccomi. Eddie? No. Dove sei? Dietro di te. Pasquale, hai rotto i coglioni, Pasquale. Ah, eccoti, niente. No, che brutta. Sono... No, ti giuro che... No, ti prego, non dimmi che era quello sfondo lì, perché poi dopo sì. Sono i droni, quindi anche... evita di esplicitare ciò che pensavi, per favore. Che brutta, però. È brutta, lo capite ed è brutta. Mi dispiace, scusa, Eddie, mi dispiace per te. Ah, perché c'è buio. Esatto. Signore, è capito adesso. Ferrari, non ce ne sono Ferrari che lei può vendere, no? No. Infatti, sono sportivo. Se il comune non fa l'asta, io non compro concessionario, o nessuno compra concessionario, e ci attacchiamo al cazzo tutti quanti. Vabbè, meglio così, così vengono tutti. No, perché non si possono, ma no, mi interessa, non si possono vendere altri tipi di macchine, che mancano. Moto mancano. Se vuoi spendere soldi, troppo a comprarmi l'Urus. Ah, merda l'Urus, a quel punto è meglio o la Tesla, o il Ventaiga. Non è interessato a comprare il concessionario. Ti dico una cosa, vuoi diventare pelato? No, ma dai, Eddie. Pelato. Perché no? Vabbè. Me la levo sta cresta, dai. Mi sento. È meglio che ti levi dalla testa certi pensieri, dottor, è meglio, mi sa. No, mi levo la cresta. E anche altri pensieri, dottor, senti a me. È inutile competere soprano. Perché ti ricordo che la palestra non ci abbiamo pensato ai tempi, perché era tua. Che cosa? Avremmo potuto comprare anche la palestra ai tempi, solo non l'abbiamo offerto perché la volevi prendere tu. E perché non avete comprato il monitor? Perché non ci interessava, la palestra la volevo io, sappilo. Perché volevi la palestra, scusami? Perché mi piaceva l'idea di avere tutte le donnine in costume che vengono ad allenare. Ma vedete tutti maschi, io sono maschio. Ma perché ci sei tu? Pensa se c'ero io in costume, quante che arrivenivano su. Vero Pasquale? Vero Pasquale? Oh, porca puttana, perché devi sempre rompere i coi se sono fermo? Come? Ci hai fatto un rap, bianco. Niente. Ma Pasquale, madonna, ci hai i droni. Sotto la luce così mi vedi. Se hai i droni, Emily, fai come Baglioni, allora. Ma anche no, non mi devo i coglioni. Ci stava la rima. Metti un cerotto, Baglioni. No. Sono 150.000 dollari. Vabbè, che cazzo è? Vuoi un cerotto? Sono 100 dollari. Ne vuoi? La situazione soprano. La situazione soprano? Fa vedere i documenti. Ho capito. No, abbiamo l'ala del negozio, andiamo, va. Cioè, l'ospedale è mio ormai. Vaffanculo. Il primario ha detto che non vuole. Curiamo tutto, ecco qua, perfetto. Un velar? Aspetta che devo mandare. Sì, arrivo. Fai così, Pasquale, vai giù da verso... no, cazzo, non... Non la moto, dove vado? A piedi. No, voli. Vado un messaggio dalla dottoressa. Chi è che mi ha mandato un messaggio? Ah, un velo. Chiami un taxi. Vieni, allora. Sì. Ma vaffanculo, lui è taxi. Totò, l'Audi mi devi regalare. 77 77 al 3427. Totò, mi avevi detto che mi regalavi l'Audi. Mamma mia, non dalle mille, devo andare giù con gente. 7 7 3427 77. Mi devo ricordare 3427, te sai. Ma chi è che hai giù? Tonino. Ma John dov'è? L'hai visto, Wilson? Chi? John l'ho visto correre sulla strada e poi è sparito. L'hai visto di me. Ma dove sta andato? A prendere i soldi. Sì, dall'altra parte è andato. Senti, mi fai favore. Che macchina compra? Il Vela, il Range Rover. Intanto noi cominciamo ad andare verso giù, gli dici di venire giù a Sandy, mi fai questo favore che non ho il numero. Grazie mille, che scappiamo, che abbiamo già gente giù. Vieni per qua. Ai. Chiedo alla live, si sente la musica sottofondo o non si sente nulla? Totò, sono anche già giù a Sandy, quindi vai giù a Sandy pure alla... lì alla... allo stipendio. Sì, ma come faccio? Sì, ma il problema è che devo lasciare pure la macchina là questa, porca puttana.
Devi andare lì con la macchina, la metti lì e poi la porti via. Cioè, non lo so. Eh sì, Oppure ti l'altro porto come io, andiamo? dai, vieni, metti la macchina a paletto. Va bene, capo. Avevi detto che mi regalavi l'Audi, comunque. Non ce lo so, ho perso le No, chiavi. dai. Se hai perso le chiavi, la vai a mettere dietro lì. Ah, boh, sali, andiamo. Ti porto giù. Che succede? Ah, ma no, si è sparito. Non la vedi? No. Eccola, ora sì, la vedo. Ma che ha? Sì, ormai ho. La vedo io per ora. Eh sì, ma diciamo, l'ho posato, ecco. Però la vedo. Tipo. Ok. Si è Ma salita ce la sopra. sposto? Ma ce la sposto? Non è quella giusta, quella? Ah, L'ho posata, ecco, diciamo, io però la appunto. vedo. Lo so, io pure la vedo, quindi. Ma a quattro posti, vero? Un attimo solo. Sali, non sali dentro, sali. Sì, quattro posti, quattro posti. Sali, Io sali c'ho un quattro attimo. posti. Vabbè. No, perché tipo. No, mi sa che non ha quattro Tre. posti, eh. Non ha quattro posti sta macchina, Totò. Meglio. Eh no, meglio Quindi un non la vuoi. Gazus. Voglio vedere. L'S4 Avant, RS4. Aspetta. Prova a aprire tutte le Vedrò. porte. Tirala fuori, prova a aprire tutte le porte. Vediamo se si riesco a salire qui dietro. No. Madò, mi sa che non è quattro posti, ha paura. Vabbè, intanto gliela presto, poi Proviamo, la prova la lei provo, e sì. poi. Però Intanto. è bellissima, ora qua davanti. Il problema è che non è molto veloce, ecco, però è una ripresa Ma ci hai fantastica fatto questa. qualche lavoretto sopra No, o. no, 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 niente, è perché non è veloce. Pulita. Pulita, pulita, ok. Mi raccomando, se chiedono. Eh? Se ti chiedo, te l'hanno prestata. Sì, certo. Incomodato d'uso. Bella bella, La puoi grazie ritirare qua. mille. Oh madonna mia, ho preso la Oh, barella un attimo. madonna. Preso la barella. Lasci là ora. No, no, ce l'ho fatta via. Un attimo che la metto via, eh. Ah, vero, devo mettere la macchina, devo chiudere qua. Ok, perfetto. È un passaggio a me. C'era Steve con me, ma ha avuto qualche problema grosso. Ah. Vabbè, sono andato a riposare. Come auto è stupenda, le posso dire che è una bella auto, Vedo bella come è fatta. una buona ripresa, però si ferma a 2.30 del 20 circa, quindi. Calcolo che mi è costata 99.000, 99 Quanto? circa con le tasse. È 90 di listino quella. Mi sa che quella lì la fa da due posti solo, però, sa, sì. Vabbè, adesso. Papero, papero, papero,
prenda l'uscita dopo la vendita. Sì, 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 lo sto bene, lo sto bene. Inoltre, quello del concessionario prende sempre questa uscita, la Chiarona. Comunque non era vero, non voglio comprare il concessionario, manco il soldi per comprare. Quindi andavo a fare uno scherzetto, era. Come ho capito ci tiene un poco. Sì, lo voglio prendere perché era suo zio. Cioè era loro parente. Sì, sì, lo so benissimo chi era. Portarci su allo scazzo io. È bello, Maria, se era giallo arancione era più bello. Eccomi. Eccoci. Ho avuto un piccolo problema. Un attimo, sì. Un piccolo ritardo. Tranquillo. Bella sta macchina. Documenti. Io ho già tutti i tuoi, tranquillo, dottor. Mi serve solo una firma per le chiavi, guarda. Ma Cucci, fra poco diventiamo colleghi, Cucci. Io in città e tu qua. Ti do fuoco, sappilo. Prima o poi. Dottor. Va bene, la signore, ci vediamo. Beh, grazie. Ciao. Hai mettere il imbecille, vai. Sì, ti dicevo, Ferrara. Ah. Qui Wilson, ti dicevo. Okay. Tutto a posto? Non esattamente. C'era Nello che scappava dal dottor Felicio. Ma... Ciao Marco. Non so perché. Buon servizio, dottor Marco. Ma che è successo, signore? Tutto bene? Tutto sì, bene. Siamo bene. Mi accompagni con lei, signorina. Bene. Fortissimamente anche me, porti all'ospedale. Un attimo, vedo salire. No, un attimo, che devo salire di qua, non si può salire. Io vado dietro. Ma come, signore? Ma... Allora, lei deve stare zitta perché lei è sotto di me, ha capito? Niente sesso. Ma... C'è un po' di nonnismo qui all'ospedale, adesso le facciamo vedere come funzionano le cose qui, con noi, ma... ok? Lei deve stare zitta, capito? Zitta! C'è nonnismo! Brava, così, zitta, muta. Adesso sei qui. Cosa? Zitta! Ecco, adesso le spiego come funzionano le cose qua. Scendi subito, immediatamente. Porca puttana! Ok. Sì, ma non c'è rabbia! No, andate a capire come funziona, lo sa che. Vieni qua, come ti chiami? Emily. Millie? Emily Wilson. Come... Millie, sono l'ex agente di polizia, Emily Wilson. Non ti sbattere, qua il passato non conta, conta solo il futuro. E il tuo futuro è ricco di feci. Adesso vieni con me. Ancora, è fissato in sesta. Che vuole fare?
dovrei fare la cacca nella macchina del dottor Nello. Salve, signor Marco, come sta? Come sta? Bene. Che piacere vederla, Nevera. Ah, si è messo il cappellino verde, che bello. Sì, vieni, perché non ho detto ma... La prima cosa, prima regola di questo ospedale. Sì. Questo è l'obitorio, nonché ufficio del signore, insomma. Adesso non mostro. Si entra qua dentro. Ma è entrato. Mostrare. Allora, questo qua era il bagno dove prima si poteva fare la cacca e la pipì. Adesso sotto un'ultima ordinanza, cioè, temporaneamente non è possibile fare cacca e pipì. Va bene, quindi evitiamo, se no succedono i patatrac. Va bene? Ok. Dici sì. Sì. Dici sì. Sì. Brava. Vieni con me. Insomma, ma che cazzo c'è? Ciancio, vada, ma... segui il dottor Nello. Sì, eccomi. Devi stare zitta, capito? Sì, sto zittissima. Ok. Allora, seconda cosa. Questo è il cestino dove si buttano le provette usate. Ok? Sì. Ho detto devi stare zitta! Che è successo? Niente. Era un peto. No, non era un peto. Non è vietatissimo fare peto. Allora, forza, venga subito in urgenza. Dobbiamo fare un'iniezione di flatulina. Non era un peto. Dobbiamo deve stare zitta. Ero io che ridevo, ero. Non può petare. Ma non ho petato. Era un peto. E io che ridevo. Quanto corre, veloce. Quando io corro devi correre anche ma tu. Lei cammina troppo velocemente. Non mi interessa. Entra, okay, spogliati. Stanza flatulina. Come spogliati. No. Ti devi spogliare immediatamente. No, lei non è il mio medico. Devi stare a sentire quello che... Devi stare a sentire quello che ti diciamo io e il signore, no, insomma. Senta, signore, lei non è il mio medico, è solamente un mio superiore, ma non mi spoglio davanti a lei. Solamente... Rispetti gli ordini dei superiori, dottorina Wilson. Se non mi lasciate uscire, chiamerò la polizia e vi denuncerò per sequestro di persone. Quindi state attenti. Signor, insomma... Per favore, insomma. Permesso. Non è permesso. Sto per chiamare le forze dell'ordine per denunciarvi come sequestro di persona. Quindi o si sposta. Lei non è più nella polizia, nessuno la verrà a salvare. Si sta siamo sicuri? Siamo sicuri? No. Allora. Forza, si spogli immediatamente, faccia come dico. O mi fate uscire e chiamo la polizia. Dobbiamo fare un'iniezione. Sto per chiamare la polizia. Allora, le ha scippato il telefono di mano. Com'è possibile che ecco, lei ce l'ha chiamando la polizia? Ce l'ha in mano. Ne ha preso un altro. Quello di lavoro, c'ho. Oh, questo no. No, questo glielo prendo. No, no, chiamo la polizia adesso. Ah, sei imbrata. Ma come... Signore, insomma, io la odio a morte, lei lo sa. Sì. Però secondo me dovremmo unire le... Sono dei pazzi questi. Via. Sono due pazzi quelli, via, via. Ah, ahia. Ah, cazzo. Ah, ah, l'ambulanza, Dio mio. Ah, via, via.
signorina Emily, al rapporto. Voi siete dei pazzi! Signorina Emily, torni immediatamente in ospedale, dobbiamo assolutamente concludere il giro di prova che stiamo facendo. Concluderemo il giro di prova, ma non mi prenderete in ostaggio? Ma è in ostaggio, non esageriamo, signorina. Lei si doveva spogliare, doveva avere quello che dobbiamo fare noi, quelle che hanno subito tutti. Mi dispiace, mi rifiuto a spogliarvi se non è in presenza del primario o del direttore sanitario che me lo dice. Ma perché? Perché io non mi spoglio, lei non è il mio medico curante. E che è il suo medico curante, mi scusi? Lei si spoglia soltanto... Non ho bisogno di visita curante in questo momento. Non capisco, può ripetere? In questo momento non ho bisogno di visite e lei non può curarmi in questo momento. Perché non sono ammalata, non ho nessun problema. Non si può diagnosticare niente, dottoressa. Quindi non si può anche, non si può diagnosticare, anzi autodiagnosticare un malato o l'assenza di un malato. Noi siamo i dottori. Ma se mai avete... Ascolti, signorina, ascolti, lei ha fatto un feto esagerato. Non era un feto, era io che ridevo. Lei feta dalla bocca, allora. Abbiamo un problema ancora maggiore. Dio mio. Ok, sì, scendila. Se ci prendi, non mi fai sapere il seguimento, forza. Voi siete dei pazzi. Allora, lei è una screanzata. E lei è pazzo. Ci segua immediatamente, dobbiamo continuare il giro. Sì, senza toccarmi, senza farmi spogliare. No, sta tranquilla. Ma chi è che ha sta voce? Quale voce? È anche impazzita questa donna. Andiamo. Ma... Vada immediatamente nella stanza della flaturina. No, io non entro lì. Voi mi volete tenere in ostaggio? Io mi faccio prendere in ostaggio. Perfetto. Perfetto, signorina. Allora noi procederemo subito immediatamente a farla licenziare. Io entrerò in quella stanza solo se il mio primario o il mio direttore sanitario mi diranno di dover fare quella visita. Abbiamo trovato dove applicare, perfetto. Allora, un secondo rispondente. Se volete che entro lì e mi fate tutto, e volete farmi quello lì in presenza di un agente di polizia. Pronto? Le renderò la vita all'inferno. Lei non può. Sappilo. Ma dottoressa, ma perché vuole un agente di polizia per una siringa? Perché io non mi spoglio in quella stanza con voi due. E in che occasione si spoglierebbe? In occasione in cui io fossi malata avessi bisogno, dovessi spogliarmi lì, sì. Oppure con in separate sedi. Comunque, no, mi rifiuto. Quando si deve ammalare? Dipende se ce n'è bisogno nella mia, per diagnosticarmi la malattia oppure per curarmi. Se loro in quel caso lì mi spoglierò. Ma che è sta risata? Salve! Prima o poi che te la malata. Un secondo. Che sta succedendo? Pronto, qui il direttore Barabaradrado. Chi è? Ma quei due lì sono pazzi. Sono pazzi. Ma pazzi a chi, signorina, Non si vuole far curare la dottoressa. La signorina non capisce che deve rispettare i suoi superiori. E perché non lo fa con il signore? Perché ci sono dei protocolli. Adesso ce l'hanno con lei e devono farlo con lei, signorina Wilson. Io non mi dispiace. Possiamo fare a scaricabarile, giusto? Io, solo perché ha paura, io no. Io non lo faccio. Questo è peggio della polizia, questo è peggio di una caserma, signorina. Non ha capito che in questo ospedale succede tutto e di più. Ha capito? A me non mi interessa. Se non le piace, non le sta bene, quelle là sono le porte. Ce ne sono due, anche più scelte. Tre in realtà ce ne sono. Non è quella sua retta. Non si permette. Vedo che le ha viste bene le porte. Esatto, come ti permetti di dire ce ne sono tre, ce ne sono due? Se io dico che ce ne sono due, ce ne devono stare due. Lei è vittima di bullismo in questo momento e sarà sempre così finché non entrerà a far parte del medico, non accetterà la nostra nonnismo, il nostro mobbing. Ha capito? Vabbè, però il mobbing è troppo, dottor Bonsico. No, il mobbing no, anche perché non ne posso licenziare. Comunque... In ogni caso le renderò una vita terribile se ne non farà quello che gli dico. E in che senso la renderà difficile? Più difficile di quanto è mai stata in questi ultimi giorni, non penso riuscirà a farcela. Le preferiremo nell'ambulanza. Cosa che farà? Cosa? No, cosa che ha detto? Cosa che ha detto insomma? Lei? No, niente. Non ho detto niente.
Io ho capito solo ambulanza. Anch'io. Da oggi lei defecherò? Defecherò? La defecherò nell'ambulanza. Eh no. Eh no, ma questa viola le leggi, le leggi della, diciamo, ma quali leggi? Le regole della, della insomma, di sicurezza sanitaria, ecco. Io che c'entro? Come che c'entro? Se l'ambulanza poi la devo prendere io, che c'entro? Fatti suoi, fatti suoi. Eh no, eh no, qua si parla di contaminazione crociata. Noi signori, siamo all'ospedale. Qui rischia di contaminare tutte le persone. L'attrezzatura sterile. È pulita, è completamente pulita. Allora, ma signorina, da oggi lei non si muove. Signore, ma lei non, non pensa alle leggi, quelle che ci sono per riguardo la polizia degli ospedali e le cose qui, cioè, lo sa che è vero che rischia una causa in questo caso, se ma lei se pecca nell'ambulanza? Signori, chi è pronto? Chi è lei? Che vuole? Ciao Cosimo. Dica. Cosimo, si può togliere il casco? Non può togliere, per piacere. No! Wow, oh, mannaggia un cazzo! Aia! Tutto bene? Non... Una valigiata in faccia! Una valigiata in faccia! Come stai? Come stai? Ma sto a posto, mo. Bene, meno male. Sono venuto a... Lei, se non l'ho chiamato, lei devi evitare, usando, devi evitare, perché non deve cambiare il cellulare, non funziona. È colpa della dottoressa che non funziona. No, è colpa sua, perché è un cretino. Comunque, stavamo bollizzando un secondo una cosa. Mi dite, dobbiamo fare quella cosa stasera. Mattiamo l'anduia. La dottoressa, lei deve stare al gioco. Ci aggiungi? No. Ci aggiungi? Gli ho detto già? Sì, l'ho già detto, sì. E tra poco ci organizziamo per la tavola d'anduia. Allora l'aspetto qua fuori. No, ci vuole un altro pochettino di tempo. Ditemi. E poi la facciamo. Penso mezz'ora. C'è la mia amica che ha bisogno. Cosa bisogna? Ho mal di testa. Venga di là, che di si chiede un po' cosa. Va bene, allora tre mezz'orette. Permesso, devo lavorare. Va bene, rivediamoci. Devo lavorare, dottore. Prego, ciao. signorina, venga qui dentro, vediamo cosa. Ha detto cavallo di testa, signorina? Sì. Okay, sei tranquilla, non corra troppo ovunque. No, non sto correndo. Ok. Ha bisogno di mal di testa? Fatta cagare tutto la sentenza. Ok, posso misurare la pressione? Sì. Ok, prendo lo strumento. Ciao, direttore. Salve, ma. Ok. Come va? Tutto bene, lei? No, ho sbagliato. Ma che fai? No, ho sbagliato. Colpisce il cliente. Ho sbagliato. No, mi stava prendendo il braccio. Devo dire la verità? Sì. Io ho visto tutto, colpito. Perfetto. Questo me lo segno. Ti capisco, sono messo bene. Non mi ha fatto nulla. Vabbè, tanto se la signora non sporge denuncia, non c'è problema. Aspetta, vuole? Sporco io la denuncia, anzi, qua qui. Ok, vediamo un po'. Ho la pressione un po' alta, signorina, forse per questo è campagna mal di testa, ecco. Le do qualcosina per abbassare la pressione e un... semplicemente un piccolo sciroppo da bere. Okay. Un sciroppo vai addosso, ci dai? Che serve lo sciroppo, scusami? È inadeguata, la sua prestazione è inadeguata. Ecco qua, guarda, beva sto sciroppo con dentro, diciamo, questa... mi scusi, per far abbassare la pressione. Corto come peta. Ma non capisco così. Guardi, già mi fa male la testa. Guarda, beva pure qui. Questo. Beve, che ci stai facendo bere? Devi spiegare al cliente cosa ti stai facendo bene. Sto facendo bere una medicina. Un medicinale per far abbassare la pressione. Tutto bene, ci sono, ecco, dei problemi. Però... sente meglio ora? Devo dare una pillola, qualcos'altra cosa. Si sente già meglio? Vedete che funziona? Un effetto immediato. Questo è un effetto omeopatapoto. Bene, perfetto. Allora, tutto a posto così, allora? Sì. Perfetto. Mica che l'accompagno alla reception per poi torno a registrare tutto sulla sua cartella medica. Dio mio. Noi non abbiamo problemi. Sì. Noi stavamo... Così passando una serata in amicizia. Attenzione. Aspetta, signorina, scusi. Signora Antonella, un attimo. Prego, signorina, si avvicini qui un attimo a me. Ah, signor, dottor, sta lontani un po' da me, che devo prendere i documenti della signora. Cosa stai dicendo? Cosa mettere devo fare? Sul conto anche qualche sciroppo. Ovvero, il documento, signorina? Sì, subito, un attimo solo. Ok, Alison Markey. Markey, giusto? Malarkey. C'è il per Negretto. Ma che c'è? Ok, perfetto, signorina. Oddio, ma che è?
Ho ricevuto 1000. Ma che lì sono i soldi? Ho saldato io perché. Ma erano solo $100. Ah, ok, anche per i sciroppi. Sì, sì. Ok, quanti sono? Dicevi che devi prendere? Scusate, mi è arrivato un messaggio e è partita la suoneria. Scusa. Quanti sciroppi sono? Signore? Quanti sciroppi? Quanti sciroppi devi prendere? Non so, quanti ne vengono con E allora, $100 meno 1500, meno 100 sono 1400. Lo dico subito. Ma sciroppi non siamo meno $200? Esiste? Sono $200, avete l'assicurazione sanitaria voi? No, non ce l'abbiamo. Allora sono, ok. Questi sono 7? Sono 7 sciroppi, sì. E allora li dia alle signorina, poi... Ok. Oh, Briscole, che dici? Oh. Lo so, l'ho chiamato adesso e mi sto arrivando. Tanto c'ho tutto pronto qua in console. Sto vedendo, yeah. Okay. Perfetto. Dai, mo arrivo. Ciao, ciao. Sì, sto arrivando. Ciao, bello. Ciao, Briscole. Ok, fatto tutto. Posso? Ho fatto 7 sciroppi la signorina. Va bene, grazie. A posto, arrivederci, grazie a voi. Se signorina si sente ancora... Signorina, se sente ancora un po' male la testa, torni pure. Resti un attimo qua, non si muova. Io? Sì, sì, lei. Ma devo andare a lavorare, mi aspettano. Non mi interessa, adesso resta un attimo qua, lei. Io no, non posso, per quale direttore sanitario? Lo so io perché. Sì, direttore? No, mi deve dire perché. Io non posso rimanere, devo andare a lavorare. Stanno obbligando dei pazienti a stare in ospedale. Io so benissimo, dottori. So perché. Vieni. No, non po- no, mi dica per quale motivo. Io devo andare a lavorare. Nello, che cosa stai combinando? Vai in assistenza. Come? Cosa? Hai capito? Assistenza medica? Capita? Sì, aspetta un attimo. Perfetto. Niente, allora. tutto a posto. Tutto a posto? Perfetto, io aggiorno le cartelle mediche delle signorine intanto. Aia. Che paura. Continuiamo. Mi sono un po' spaventato, dovrei avere te. Cosa? Della voce neutra, una voce che hai sentita? ho sentito un... Sì, anche io, una cosa non brutta. Non importa. Vabbè, intanto aggiorno la cartella medica. Qui? Beh, però vada sul tetto se vuole. Il tetto è isolato, appena l'ascensore. Vabbè, esce. Di là il tetto, ma va bene ugualmente. Mi stava... Comunque, direttore, i due dottori qui fianco a me e quello di davanti a lei, alla sua destra. Grazie, eh? Dottore. La sto controllando. Mi hanno, diciamo, tenuta sotto sequestro nella loro stanza, chiamata la stanza della flatulina, come si chiama, e non mi facevano più uscire dicendomi di spogliarmi. Io esigo una spiegazione di tutto ciò, perché i signori non ne avevano... una spiegazione di tutto ciò, perché i dottori non volevano più farmi uscire, da cui mi hanno pure preso un cellulare, il mio cellulare privato, per cui stavo chiamando la polizia per denunciarli. Ma è mai possibile che... Dopodiché ho preso il secondo cellulare e hanno iniziato a inseguirmi per prendermi pure il secondo, quello di lavoro, dopodiché sono riuscita a distrarli per uscire dalla stanza. Mi hanno inseguita con l'ambulanza fino, quando mi hanno ritrovata. E mi hanno obbligata a tornare qui, minacciandomi di rendermi la mia vita difficile per queste decisioni che ho preso e queste cose che ho detto. Io esigo una spiegazione e un... diciamo, è un qualcosa che, ecco... non capisco! Sia pazza questo signore. No, qui c'è il dottore qui fianco a me, Mark Ferrara, che può testimoniare che mi hanno minacciata di rendermi la vita difficile. Il dottore, insomma, ulteriormente mi ha minacciata di cagarmi nell'ambulanza. Lei è impazzita, si mente le cose. Ma posso parlare un attimo con te, Sciallone? Sì. In privato, chiedo scusa. Ora la vita ve la rendo io difficile. Mi faccia piacere. Torni a pulire i bagni. Io mica c'ero, non è sull'ambulanza, nello studio della flautolina. No, lei ha sentito prima che mi stavano minacciando di rendermi la vita difficile, che avevo defecato nell'ambulanza. Mentre voi stavate facendo, io stavo curando un soprano. No, lei era lì che sentiva quando ha detto cagato, defecare l'ambulanza. Io sentivo che cagare nell'ambulanza e io ho detto che ci sono delle... lei l'ha sentito quello.
Glielo deve dire, punto. Lei è testimone. Ma lei fa di tutto per essere antipatica. Però ma cos'è? Ma che cacchia fa di tutto per essere antipatica? Proprio una cosa. Se deve dire una cosa, lei la dice brutta. Proprio non è. Almeno si astenga. Si astenga. Lei fa di tutto per essere antipatica. Mamma. E vabbè. Silenzio. Poi per favore non osservarmi in quel modo, dottore, insomma, che mi sta mettendo ansia mentre sto aggiornando la cartella della signorina. Sto controllando il suo lavoro. Le mette ansia, dottore, abbia pazienza. Lei si deve annerire le lenti degli occhiali, sennò alla Wilson viene l'ansia. Buon lavoro. Boh, me ne vado anch'io se c'è bisogno. Mi chiamate in radio. Obliqua. Otto sei V P H. Sta brillando? Cazzo che parla. Insomma. Vabbè. Signorina? Sì, mi scusi, sì, stavo aggiornando la carta all'America di una signorina, mi dica. Ho parlato col signor Nello, adesso le chiederanno scusa. Mi scuso io a nome loro pure, adesso le chiederanno scusa personalmente. Mo, qualsiasi cosa, se dovessi riaccadere una roba del genere, me lo dica immediatamente. Hanno comunque ulteriormente minacciato di di defecarmi nella mia ambulanza. Il dottore, insomma, ecco, quello che comunque si è lamentato perché defecavano delle persone nel suo ufficio. E che ufficio, poi? Come al solito. Venga, venga. Chiedete immediatamente scusa alla signorina. No, mai e poi mai. Chieda scusa alla signorina. Mai. Felice. Felice. Un attimo, Mai. Dai il buon esempio. Ok, dammi solo 5 minuti. Scuse sentite. No, niente 5 minuti in questo momento. Va bene. Chiedo scusa per l'aggressività, non volevo essere così aggressivo, volevo solo insegnare chi comanda. Insomma, tu non comandi però. Chiedo scusa per essere persona superiore a lei. Però sei un superiore a livello di rango, ma non si tratta di comandare. Ah no? Vabbè, insegnamento, esperienza, scusa. Non sono obbligandomi a spogliarmi, però. Sì, ecco. Esatto, quindi ritira anche le minacce di renderle una vita all'inferno. Vabbè, non le renderò una vita all'inferno, le renderò una vita normale. Bene. Accetto le sue scuse, mi stringa la grande.
Ora tocca a te, Felice. Chiedo scusa per essere una persona superiore a lei e le renderò la vita un purgatorio, non un inferno. Chieda scusa anche per averla costretta a fare cose. No, quella... Per averle mancato di rispetto. Chieda scusa. Le chiedo scusa per non avere considerazione della sua, dei suoi sentimenti. Vabbè, meglio di niente. Mi ha detto che lei è minacciato di cagarne nell'ambulanza. Obliqua. Felice, ma tu ti lamenti che ti cagano in ufficio e poi vuoi cagare nelle ambulanze della gente? Mi devo pur vendicare in qualche maniera. Questa ma io non ho mai defecato nel suo ufficio. Lei ha defecato, lo so, no, lo mai. Sento da qui. Bene, cos'è questo odore? Cosa senti? Cosa mi guarda, il culo? Maleducato. Ma guarda che elementi. Mi scusi, direttore, vado un attimo a finire di aggiornare le cartelle mediche. Sì, fa bene, guarda. Perfetto, metti già nella cartella medica. Perfetto. Aspetta che devo mettere via un po' di sangue.
con la giacca di jeans là in fondo. Ha detto tra mezz'oretta che facciamo quella cosa là. Sì. Ma ne sei sicuro così? Dottoressa! Salve! Mi fa piacere vedere in un'altra divisa. Sì, diciamo che ho cambiato divisa. Più che altro lei che non sei da una vita che non ve la vedo in città. Sì. Da un bel po', diciamo che non sto entrando tantissimo in città, purtroppo ho causa problemi. Vabbè. Ciao, cocca. Esatto, sì, cozza. Prima di cambiare l'orologio, Buonasera, io sono John Travolto e lei è la mia compagna. Vedi? Mi raccomando. No, non sento un cacchio. Accendo. Dicevo che ormai sono da quando la casa, no? Praticamente a casa mia c'è un bel TV in camera, con console e tutto, mi collego praticamente, mi guardo fisso delle serie TV, quindi la voglia di uscire è poca, davvero poca. Sì, è diventata pigra, capito? Moltissimo. Hai bevuto, Tiago? Prima, poi era proprio... Sì, ho bevuto un pochino. Io non posso bere, comunque. Un bicchierino. Uno? Sicuro? Sì. Sì, certo. Sì, no, whisky a testa. Sei. E invece che ci raccontano? Tutto a posto qua, sì? Sì, tutto a posto. È meglio così. Sto contento. Non posso neanche sedermi con sta gonna, prima È pericoloso con le gonne, fa sedersi. Sì, rimango in piedi tutta la sera oggi. Oppure può sedersi così con le gambe incrociate, quello è l'unico modo. Infatti, però. Oddio. Così vede, guardi. Madonna, cantò di queste panchine del porco Giuda. Guardi, sì, più. Scendiamo. Ok. Difficile. Difficile sedersi. Più difficile di quanto puoi immaginare. Allora. No. Oddio, no. No, vabbè. Neanche. Vabbè. Neanche questo, è l'ultimo, esatto, l'ultimo ho provato. Bene, così non si vede nulla. Sì. Vero. Si sa che è l'unico, effettivamente. Adesso ci provo. In caso farò scandalizzare un po' di gente, però vabbè. Aspetta che controllo il telefono, aspetta. Però dai, anche questo ci può stare, Sì, no, infatti c'è sta, sì. Cazzo, mi è caduto il telefono, merda. Mi rialzo, la vergogna. Gnaiaia. Comunque, dottore, c'è solo te oggi? Sentite? Sentite? Sì, adesso sì. Mannaggia. Mi stavo soffiando il naso, quindi non riuscivo più a parlare. Cazzo, bisogna avere il microfono spento. Raffreddata anche. Porca miseria. Su, signorina, che sei nel mondo intero. sì, sono raffreddata. A me non dispiace, voglio dire, però... Però non penso, non penso, ecco, che sei contento che gli altri vedano quello che solo è riservato a te. Oh, madonna. Niente. Eh?
penso che tra poco andrò a mettere il mio pantalone. Mi sa anche di sì, anche io non sono da gonna, ecco. Basta fare i salti mortali con le braccia, diciamo, rigide, che poi la vedo fluttuare mentre salta. Sì, questo è il problema. Sei. Ecco, ora è perfetto. Ora era perfetto. Ne sono anche un altro, guarda, guarda. Sì, peccato che c'ho io. Nonna. Aiuto. Mi ha ucciso. Non bere troppo, non bere troppo. Sei. Che se poi... Se muore. Ma... Va via. Stanca? No, no, dai. Sì, dai, circa. No, non però non tanto. Anche io ho già un po' di mal di testa, però boh, vediamo fin quando li passiamo. Mi ha bevuto un po' troppo. Ecco un altro. Un po' di sonno. È una data impegnativa oggi, quindi. Poco, Io mi sono non ho fatto nulla invece. Beata. Pensa, No, io ho fatto proprio... Cioè, mi sono ancora ricata tardi ieri notte. Alexa, aspetta. Mannaggia. A furia di guardare... Marcos. Vorrei andare a vedere... Vorrei andare a vedere... Sentire dentro che non se ne ci sono, sì. Dai, andiamo, andiamo. Penso che abbiano anche iniziato adesso. Ah sì, vamonos. Ti prendo 250 pezzi di carne. Forse 300. Vabbè, il mio numero ce l'hai? Il tuo numero ce l'ho. Sì. Grazie. Ma è vuoto. Insomma, tre persone. Oh, raga. Guarda, guarda, salgo. Madò, aiuto. Andiamo, chiamate gente, ragazzi. Andiamo, su. Ah, dai, vado fuori, aspetta. Dai, su. Fuori, arrivo. Chiamate fuori, tirate fuori quei telefoni, chiamate gente. B, c'è la chiamatrice. Sara Gian, ti devo parlare. Mi si era scordato. Sembra che... Mi ha chiamato non so chi. Che ti ha detto? Dovrebbe arrivare. Quattro donne. Vada, prof, vada. E sua madre sarebbe mia madre. Oddio. Ernest. Oh. Stanno arrivando, eh. Vabbè. Era un po' fuori, era. Oddio. Ha rimbalzato sulle tue tette. Perfetto, in caso c'è già della dopo. Quando la signorina Emily? Sì, qui ti ricevo via radio. Mi trovo al Vanilla Unicorn. La sto richiamando un attimo nel mio ufficio, devo parlare di una cosa seria, grazie. Ok, arrivo. Grazie. Andiamo a ballare un pochino? Sì, andiamo a ballare. Dai. Sì, vi offro da bere.
pelle do già i soldi? Sì, sì, sì. Wilson. Sì? Com'è il lavoro da dottore? Abbassi il finestrino che non si sente. Mi sento... non è male. Com'è il lavoro da dottore? Non è male. Non è male, Ryu, perché? Grazie. Ecco fatto. Almeno ti pagano rispetto a polizia. Io dicevo senza soldi, certo. Meno male. Sono contento. Ho guadagnato $2000 in tipo in 2 ore, neanche. Ah, buono. Vabbè, ciao. Sayonara. Dottor Brancacavallo, dov'è il suo ufficio? Ecco. Della fratolina. Salve. Ecco. Mi segua. Comunque, Shalo, ti devo mandare la foto delle mani a culo e della merda. Esatto. Non si vedeva qui, signori, niente di... No, mani a culo e della merda. Sì, non si può, è roba medica, venga. Vabbè. Venga. Sì, sì, ma un attimo, lei è proprio tranquilla, deve essere, dottore. Come fai a essere tranquilla? Devi salvare le vite, devi andare Vabbè, ma non sono neanche una chiamata, non c'è... mi dica. Allora, che ti volevo dire? Non lo so io. Ecco, adesso mi sono ricordato. Ascolta, innanzitutto, effettivamente mi dispiace un po' per essere stato troppo Mi sono un po' spaventata quando mi avete chiusa in questa stanza. No, capisco effettivamente la reazione che hai avuto. Però quello che volevo dire è che mi piacerebbe essere, tipo, affiancarti. Affiancarmi, ok. Oh, rispondo alla chiamata. No, l'hanno già presa. Ascoltami. Mi piacerebbe affiancarti. Quindi, okay. Insomma, nelle tue uscite mi chiami sempre a me, ci muoviamo insieme, anche nelle visite. Quando devo fare una... Negativo, non l'ho presa neanche io. Spengo un attimo la radio perché ha rotto cazzo. Vabbè. Allora... dicevo, niente, quindi la volevo un attimo affiancare, tipo lei stava con me quando facevo le visite, oppure io stavo con te quando uscivi fuori, anche perché per darti anche un po' di esperienza in generale. Poi, cioè, sono un po' più esperienza, è vero, non comando. Ma è ovvio, lei è più esperto di me, da più tempo che fa il medico. Per qui lei, io che capisco, sono state così aggressive. Perché io pensavo, ho detto, ma se la bacchetta la metti in riga. Non lo guardi, so. Mi sono fatta carriera, mi sono fatto spazio in polizia. Ecco, sono capace a, diciamo, a battermi contro le persone che sono, diciamo, anche di alto grado contro di me. Ecco, va bene. Quindi non mi sono, diciamo. Non c'è bisogno di mettermi in riga, ecco, sono abbastanza ben messa, ecco. Va bene. Allora, ascoltami. Va bene, ci sta, se vuole stenere un po' con me, intanto va bene. Sì, sì. Ma dove stavi a Vanilla? Ora stavo al Vanilla, sì, ero lì che stavo, diciamo, vedendo la festa, anche chi c'era, in caso se avevano bisogno. Infatti ora visto che la centrale ha mandato il GPS della chiamata, eravamo lì, se fossi rimasta lì avrei potuto intervenire direttamente. Va bene.
Va bene, allora intanto mi scusi che devo far mangiare una cosa, un attimo cosa da mangiare e poi magari tra 5 minuti possiamo uscire se le vuole. Ok. Ok, allora vado un attimo di là a mangiare una cosa. Aspetto qua? Vabbè, mi si può aspettarmi lì ante l'accettazione, ecco, ci vuole tempo di finire questo, diciamo, questo dolce. Perché c'è un dolce da mangiare, quindi ci vuole un attimo, qualche minuto. Vabbè. Dottore, la chiamata cos'è? No, niente, era un falso allarme. Ok, prendo qualche secondo per fare un po' di pausa che c'ho un dolce da mangiare. Non si preoccupi. Tutto bene col dottor Nello? Sì, si è offerto di aiutarmi e di assistermi per, diciamo, per istruirmi. Ottimo, spero che non l'abbia fatto in maniera... No, no, molto gentile è stato. Se mi ho scusato del... Meno male. Mi abbiamo scusato per l'atteggiamento che ho avuto prima e si è offerto di aiutarmi, di uscire con me magari in pattuglia, diciamo, in ambulanza, di magari fare le visite con me per vedere come opero e per aiutarmi in caso di necessità. Buono, sono contento. Ora sto mangiando un krapfen. Complimenti. Buono. Va bene, qualsiasi mi stava colando la cioccolata tutta addosso, scusi. Sì, non ci preoccupi. Vuole un pezzo? Vuole un pezzo? No, grazie. Oddio. Olio. Già mangiato, grazie. Ragazzi, in live sto mangiando un caraffin. Dessert. È un po' di famine. Questa è bella della diretta, mangiare con voi live, parlare, chiacchierare. Perfetto. Buono, perfetto. Buono. Ho mangiato una ciambella. Ne vuole una? No. Va bene, allora possiamo andare fuori se vuole, andiamo a fare un giro. Qui c'è una cosa che ti porti dalla centrale di polizia? L'abitudine di mangiare ciambelle? Sì, anche. Sa, come veicolo preferirei usare l'ambulanza, perché c'è anche il posto per il lettino. Lei che ne dice? Va bene. Ma okay. Perché vuoi fare un giro sul letto? No, è che se il paziente ha bisogno di un trasporto in ospedale, abbiamo il lettino per portarlo, o l'auto medica, è un po' più difficile. Ok, vabbè, andiamo. Andiamo, guido io, guido lei? Guidi lei. Ok.
Che mi racconta, dottor Nello? E niente, che te racconta? Boh, cosa le sue esperienze, diciamo, qual è stata la sua esperienza più, la sua, il suo intervento più rischioso che ha fatto? L'esperienza più rischiosa che ho fatto, ho salvato una persona di sott'acqua, da piscina. Oddio, E com'è andata alla fine? Riuscito a salvarlo e tutto? Sì. Ah, oh, sono contenta. Sott'acqua, sono stato uno... Mamma mia. Uno genio. Non aveva paura di affogare pure lei? Non aveva paura? Sa nuotare bene lei? Tonnello? Cosa, mi puoi ripetere? Non aveva paura di affogare? No. Perché? Chiedevo. Non tengo paura di niente. Quindi sa nuotare bene lei, ottimo. Tengo solo paura lo signore, insomma, quando si mette la maschera, mamma mia che paura. Quale maschera? La maschera. Non l'ho mai vista con la maschera, però vabbè, mi fido sulla parola. Da medico della peste. Oddio. Spaventoso. Ma ci sta qualche festa a Vanilla? Sì, infatti, andiamo a vedere. Un giro, facciamo. Sì, sì, ero lì, infatti, anch'io a controllare. C'è una festa con musica anni 80-90. C'è anche, insomma, c'è. E anche i sceriffi. Andiamo ad arrestarlo. No. Beh, invece sa, dottore, la mia intervento più difficile e rischioso, sai qual è stato? È stato salvare una persona che si trovava sulla Maze Bank Tower a metà strada. Ecco, non è caduto giù di sotto, ma tipo è scivolato e è caduto tipo, vede, sui gradini che ci sono. Ti ho fatto tipo 10 metri di caduta e si è, diciamo, fratturato una gamba, entrambe le gambe. Ho dovuto chiamare un agente di polizia che mi ha preso l'elicottero, io con lui, l'agente guidava, io ero come passeggera. Arrivati lì vicino sul gradino, io sono uscita dall'elicottero mentre non era neanche toccato a terra, era lì, diciamo, volava, che non poteva fermarsi perché era troppo stretto per atterrare. Poi dopo che ho preso il paziente, l'ho caricato subito sull'elicottero che non è mai toccato terra, quindi sempre è stato in volo ed era molto rischioso perché se c'era una turbolenza rischiava di allontanarsi e volevamo giù dal palazzo pure noi. Caricato sull'elicottero, l'abbiamo portato in ospedale e abbiamo rianimato il paziente. È stata l'esperienza più difficile che io abbia mai fatto in questi 3-4 giorni da medico. Mamma mia, che bella esperienza, nel senso, è appena arrivata. Infatti, ed ero pure da solo in servizio, mamma mia. Io non avevo nessun collega che poteva aiutarmi. Infatti io sono ben EMSH, no? Posso ben guidare gli elicotteri, però... se non c'era un collega che poteva prendere il paziente. No, ma secondo me a livello di azione tu sei messa bene. Cioè, nel senso sei brava ad agire a livello di azione. Sì, perché con la polizia... Però, ti mancano poche terminologie. Le terminologie, ecco, sì, quelle... Ci hai chiamato un buffo in faccia appena l'hai vista, l'hai spinta. Cioè, no, quella è un errore. Ma questi sono errori che commettono i poliziotti, Infatti, devo uscire dal... Devo uscire da quella mentalità. Però le terminologie, esatto, ha ragione. Ha ragione. Ti voglio frustare. Bene, bene. suona un po' male, però. No, in maniera, diciamo. Le terminologie, sì, ha ragione che mi mancano. Poi io vedi, corro. Sono una che corre perché è da fa pressa, da curare. Mi fa stressare, pure a me mi fa stressare. Cioè. Vabbè. Adagi. Canna, fa stressare vai. Pure a me, dottore, mamma mia. Anni 80-90. Buonasera, ragazzi. Buonasera, di nuovo. Però ma che qua? Non è che tu sei? Tieni le chiavi. Grazie. C'è la festa al Vanilla, ti aspetto qua. Ecco, no. Vai, Diego. Vai. Dai. 80-90, anni 80-90. Bene.
Dai, che è già iniziata. Tanto non è obbligatorio il dress code. Ma no. Sì, certo che è obbligatorio. Io sì, che c'è un dottore, parliamo, dottore. Però è pieno, quindi ora anche se Martina può fare due. Ti aspetto qua, ciao caro Leone. Sì. Ah, ma ti attira sta canzone, ti attira a ballare. Penso che ho capito, ma stai in servizio, stai in servizio, non puoi ballare. Queste cose li faccio in polizia, no qua. Ha ragione, dottore, ha ragione. Vabbè, dottore, è festa, faccia divertire anche l'infermiera, no? Specializzanda. No, se sta specializzando, da imbarare, come si fa? Chi si smette a ballare? Sento la musica, sono sempre a ballare. Se sei in servizio non puoi ballare. Che figa di merda. Sei occupato per fare quella cosa. Che dire, siamo? Ha ragione. Diciamo che non è poliziotto, cioè siete dei medici. Vieni con noi. Vieni con noi. Diciamo che i medici sono molto appena andato, giungi. L'ho appena chiamato, dovrebbe arrivare. No, noi siamo persone serie. Curiamo emorroidi, curiamo ogni tipo di male, soprattutto emorroidi. Mo dici perché proprio hai detto emorroidi? Infatti. Proprio perché perché ultimamente proprio si è aperto un reparto intero. Specializza, la gente viene da tutto il mondo a curare queste qua. Sono avanzati nella ricerca delle sbiancamenti anali, emorroidi, sciampi, facciamo di tutto. Siamo seri, non si balla. Non si parla, siamo seri. A voi tutto a posto? Sì. Bene, bene. Insomma. Cosa, dottore? Ho detto Toto, ma che cos'hai combinato? No, basta Toto. Bere. Basta bere, che ti spacchi. Guarda lì. Che spacco. Non ha mai bevuto in 50 anni della sua vita, guarda qua. Vabbè, ognuno ha le sue prime volte. Dato, guardi. Gli può fare una lavanda gastrica? Perché non lo vedo molto bene. Sta bevendo come un turco. No, continua, continua. Basta. Questo sarà il quindicesimo che beve. Tra poco va in coma etilico. Domani Totò non ti svegli. Tra poco rischia di andare in coma etilico. Vado a fare pipì. C'è il bagno dentro, Totò. Il bagno è dentro. Mi sa che c'è natura. Ma natura, poi in città chi è natura? Ma come fa a pisciare in natura in città? Faccio un attimo una chiamata e non ballare. Sì, sì, faccia pure. Rio, vieni qui intanto, parliamo noi. Io? Vieni, parliamo. Tu mi racconti come ti trovi in polizia. Una merda da quando il capitano l'ha lasciato. Ah, ma vabbè, come se prima non lo fosse, ecco. Anche prima quando c'era lui, Non c'era lui, non cambiava niente, era comunque una merda. Steve, ciao Sara! Ma che sei diventato medico? Ciao Emily! Tutto bene? Anche oggi biciclettata notturna, mi raccomando. Mi sposti anche che non perfetto. Sì, ho avuto dei piccoli problemi perché... ok. A posto. Anche oggi appuntamento alle una sempre lì, Sono venuto a ubriacare. Mi raccomando, appuntamento alle una sempre lì, Mi raccomando. Ma neanche morto. Ottimo, ottimo. Sei un cazzo proprio. Ma vaffa... venite dentro, prendete qualcosa da bere. Come va? Ok. Berone, grazie. Detto, mi raccomando, non alcolico. Non alcolico. Ma vaffanculo lei. Ma? Ancora specializzando. Ottimo, bello. Oddio. Totò. Tutto bene? Oh mio Dio, signor Totò. Signor Totò. Oddio mio. Mi sente? Totò, mi sente? Totò? Oh mio Dio, è collassato. Un attimo solo, Un attimo solo, lasciate qua. Fermi. Si allontani, vai fuori, si allontani un attimo. Ma? Ok, adesso lo aiuto io. Ok, allora le somministro questa un attimo, prendo la mia borsa un attimo solo. Che
penso che ci